conosco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon the Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Nobita, devi alzarti! La sbircia tavoletta! Oh, mi hai sentito? Su, apri gli occhi! Voglio dormire in pace, oggi è domenica! Nobita, sbrigati ad alzarti! Mamma, ti prego, lasciami in pace, si sta così bene al calduccio sotto le coperte! Muoviti, quanto devo chiamarti ancora? Quando dico che voglio dormire, voglio dormire! Buongiorno, mamma! Buongiorno, caro, è ben alzato. Ora sbrigati a vestirti, devi farmi un favore. Di che cosa si tratta? Ce n'è un'altra proprio davanti al cancello di casa nostra. Puoi andare a pulire, mi faresti un gran piacere. Ancora? Ma tocca sempre a me! Cerca di fare presto, grazie. Uffa, lei non vuole mai toglierla e così manda sempre me. Basta, non lo sopporto più, lo fa fare a me tutte le mattine. Ehi, aspetta un attimo, di cosa stai parlando? Oh, che brutta sorpresa! Da queste parti ci deve essere un cane che pensa che questo marciapiede sia un bagno. Ce n'è una tutti i giorni! È una vergogna, una cosa terribile e imperdonabile. Dobbiamo acciuffare il colpevole e fargli perdere questa cattiva abitudine. Andiamo! Cosa intendi fare, Doraemon? Useremo la macchina del tempo per tornare a stanotte. Ah, che bella idea! Così vediamo chi è stato. Lo coglieremo sul fatto. Voglio dargli una bella lezione a quel cane maleducato. Stanotte ha fatto molto freddo. Speriamo che arrivi presto. Sta arrivando. Sai, non credo che sia quello il cane che stiamo cercando. Già, lo penso anch'io. Stai attento, entriamo in casa, almeno staremo al caldo. Ma come vediamo se arriva? Useremo la sbircia tavoletta! Ecco. Che cosa sarebbe? Allora, è una tavoletta speciale in cui posso creare degli spioncini e guardare dove voglio. Ad esempio, davanti al cancello di casa. Dai un'occhiata e dimmi cosa vedi. Forte! Vedo tutto come se fossi fuori casa. Aspetta! Va bene, ho capito. Ti piace farla nel solito posto? È il cane di prima! Usciamo prima che lo mangia! Avanti, sbrigati, così poi ce ne torniamo a casa. Fermo! Voglio scherzare! Che sto facendo? Perché vi fermate sempre qui davanti? Come osa lasciare che il suo cane sporchi davanti alla casa di qualcun altro? Così avete visto tutto? Ma lo sa che ogni mattina tocca a me pulire quello che il suo cane fa di notte? Maleducato, si dovrebbe vergognare! Oh. Scusatemi, non accadrà più, ve lo prometto. Accettiamo le scuse. Bene, tutto risolto. E da domani non dovrò più pulire il marciapiede. Oh, che sbadato! Scusa, ma ho un appuntamento importante! Dove stai correndo? Ciao, amico, scusa il ritardo, vogliamo andare? Ho già prenotato un bel ristorante. Che briccone, è un appuntamento galante. Beh, visto che Doraemon è impegnato, vuol dire che userò la tavoletta. Voglio vedere cosa fa Shizuka. Tic! Non ci posso credere, è già sui libri. Che noia studiare la domenica. C'è qualcuno? Dove posso andare? Nella stanza di Suneo, sì!
Sono troppo bello! E che fascino! Questa sì che è proprio bella! Si sta guardando allo specchio e sospira! Come ho fatto a nascere così bello, senza contare che sono anche ricco, brillante e intelligente? Da non credere! Si ammira e si fa i complimenti da solo! Specchio, specchio delle mie brame, di la verità, chi è il più bello del reame? Ma sei tu, Suneo! Certo che è proprio ridicolo! Ehi, chi ha parlato? C'è qualcuno? Che idea! Che strano, mi era sembrato di sentire delle risate! Cacci picchi, è troppo divertente! E adesso vado a sbirciare nella camera di Gian. Tac! È girato di schiena, non vedo cosa sta facendo. È ancora di 3,5 cm! Ah, ho l'ombelico troppo sporgente e non so come rimpicciolirlo! Non sapevo che avessi il problema dell'ombelico sporgente! 3,5 cm mi sembra una bella misura! C'è qualcuno! Ho sentito una voce, forse me la sarò immaginata. Oh no, sta andando in un'altra stanza! Farò un altro spioncino! Ecco fatto! Non fai altro che leggere i fumetti. Quando è che ti metterai a studiare sul serio? Ma sto già studiando. Aspetta, io lo conosco, quel giornalino. Quello non è tuo, l'hai rubato a Ken. Ken ha pianto quando non l'ha più trovato. Chi ha parlato? Che fai? Non mi dire che ne stai combinando una delle tue. Ma ecco, io, insomma, ecco, io non volevo. Vieni qui che te ne suono per bene. Così impari a prendere le cose che non ti appartengono. Tanto è inutile che scappi. So che sei nascosto nel ripostiglio del giardino. Ti ho trovato. Oh no! Aiuto, un fantasma! Si salvi chi può! Guarda che ti vedo, ora sei dentro lo scatolone. Ah, oh no! Arrenditi, non potrai sfuggire al mio occhio attento, ti vedo! Aiuto, paura! Qualcuno mi aiuti, c'è un fantasma che mi sta inseguendo! Basta, non ne posso più, ti prego, risparmiami, non farmi del male, te lo chiedo in ginocchio, lasciami! Ti lascerò andare, ma prima devi fare tutto quello che ti ordino, hai capito? Certo, farò tutto quello che mi chiedi, lo prometto. Lasciami pensare. Fa 3 giri su te stesso e abbaia. Cosa? Non vuoi obbedire al mio ordine? No. Questo è troppo divertente. Adesso voglio che tiri fuori la lingua e salti. Ora fa la cicala. Cri 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 cri. Liscia come un bruco. Fai il rospo. Croc croc. Non capisco. Qui c'è sotto qualcosa. Un momento. Ma quello è Nobita. Avrei dovuto immaginarlo. Vado a raccontare tutto a Gian, così lo sistemerà lui. Vediamo un po' che cos'altro gli posso far fare adesso di divertente. Ah, che idea! Ascolta Gian, mettiti a testa in giù e fa una danza hawaiana. No, ti prego. Gian, ascolta. Ma guarda, che cosa gli starà dicendo Suneo? Ne sei sicuro? Guarda là. Vediamo. Mi hanno scoperto, adesso che cosa faccio? Nobita, vieni qui! Mamma, aiuto! Oh no! Lasciami andare, Gian, ti prego, lasciami! Sono a casa! Qualcuno mi aiuti! È la voce di Nobita, arrivo! Aiutami, Doraemon! Gian mi vuole picchiare, ti prego, salvami, aiuto! Scappi, me la pagherai! Aiutami, Doraemon, non lasciare che mi prenda, fa qualcosa! Bene, siamo le solite, ti sei cacciato un'altra volta nei buoi! Non stare l'impalato, vieni via, d'aiuto!